amici del canale Tao Power Life, oggi siamo ad Itaca, la famosa isola di Ulisse, e in quest'isola, in particolare nella spiaggia di Lusa, andremo a fare una pratica molto importante per aumentare la quantità di ossigeno nel flusso sanguigno e per andare a massaggiare gli organi interni e in particolare anche l'intestino. Ma tutti gli organi interni sono coinvolti da questo esercizio di Qigong di natura espansiva. E questo esercizio permetterà, come vedremo, anche il massaggio sulle spalle. Quindi andremo a sciogliere, perché andremo a movimentare, tutta l'articolazione delle spalle. Partiamo con aprendo quindi le gambe ad un'ampiezza pari a quella delle spalle e cominciamo con le mani che sono rivolte verso il dantien, quindi i palmi guardano al dantien, davanti quindi al nostro ombelico, e poi mentre inspiriamo andiamo a fare un movimento di apertura verso l'esterno con le mani. Quindi in questo modo andiamo a fare così. In questa situazione andiamo anche ad aprire il petto e poi andiamo invece a chiudere verso l'interno. Quindi apriamo verso l'esterno e verso l'alto e invece andiamo a chiudere verso l'interno e verso il basso. E vedete come, senza alzare le spalle, andiamo a muovere l'articolazione delle spalle in fase di apertura in questo modo. Le ripetizioni da fare sono almeno 8. In fase di espansione e di apertura del petto faremo andremo ad ispirare, tratteniamo e poi espiriamo, movimento contrario. Cerchiamo anche di trovare la circolarità del movimento. 1, ispiriamo ed espiriamo. Inspiriamo, apriamo il petto, tratteniamo ed espiriamo. Inspiriamo, la respirazione addominale, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. La respirazione e il movimento sono coordinati. Inspiriamo, apertura del petto, espiriamo, ancora 2, inspiriamo ed espiriamo, ancora 1, inspiriamo ed espiriamo. Quando concludiamo gli esercizi di Qigong è buona prassi distendere poi le braccia lungo i fianchi e andare quindi ad abbandonare le braccia. Attraverso le punte delle dita noi andiamo a scaricare a terra tutte le nostre tensioni. Chiudiamo gli occhi, percepiamo il lavoro che abbiamo fatto nella parte degli organi interni, li abbiamo massaggiati ma abbiamo anche favorito l'afflusso di ossigeno, perché tutte le volte che apriamo il petto andiamo ad aprire il cuore, ad aprire i polmoni, andiamo ad ossigenare bene il nostro sangue, quindi dare energia al nostro corpo. Ritorniamo in posizione, finisce così l'esercizio di Qigong, un esercizio molto utile, almeno 8 ripetizioni per ossigenare il sangue, per aprire il petto, quindi per dare sollievo, beneficio al